ormai sono 72 anni che io mi dono a tutto il mio prossimo, nel tentativo di salvare l'uomo e il valore della sua vita, riconducendo a Dio l'essere di ogni persona. In me, e ne sono convinto al punto che l'ho annunciato alla Chiesa fin nel 2002, è accaduto, e ne sono convinto per una serie grandissima di segni di ogni tipo, che quel Gesù che si aspettava alla fine del tempo per sconfiggere la morte ed emettere il giudizio universale, si è ripresentato. Ma così come vedete me, senza nessuna credenziale di autorità, senza nessun carisma, senza nessuna capacità miracolistica, con la persona di un peccatore, proprio uguale a ciascuno di voi. Insomma, in uno che, mentre dice: io sono quel Dio che attendevate alla fine del tempo, non vi offro nessuna dimostrazione se non quella dello spirito della verità che io conosco, a prova di quanto affermo. Non accadde così in Gesù. Fu mandato ai vignaioli assassini con tanto di credenziali. Essi ben riconobbero in lui il suo figlio e uccisero il figlio del padrone della vigna per ereditarla. Invece, Dio Padre, presentatosi in me con una estrema chiarezza, quella di dire: sono io il padrone, ma con l'assenza assoluta di ogni tipo di credenziale, non è stato creduto nel suo essere il padrone. Ed è stato mortificato, è stato giudicato empio, è stato usato per quanto potesse di buono dare alla sua stessa Chiesa, ma sfruttato, ma preso in giro, così come si fa con chi è usato in quello che è creduto di buono possa fare, mentre invece è volutamente trascurato proprio nelle cose maggiori che valgono per lui, ossia in quel riconoscimento: sono io il padrone, che amerebbe di avere. Lo amerebbe perché Dio ha amor proprio. Ce l'aveva Gesù quando, per amor proprio, rilevò l'amore per lui di chi si era buttata ai suoi piedi e li aveva lavati con il pianto e asciugato con i capelli. Gesù lo disse a chi lo ospitava nella sua casa: tu non mi hai amato così. Dio ha questo amor proprio. Vorrebbe sapersi giustamente messo in luce, ma non lo pretende con la forza, non lo pretende nemmeno con un carisma che traspaia da una capacità di compiere cose mirabolanti, quelle concesse al figlio. Vorrebbe che accadesse semplicemente perché in ogni persona sia possibile mettere in luce proprio Dio. Non solo in me,
in ogni persona, perché Dio è in ogni persona. Ma tra tutti i personaggi ne ha deciso solo uno in cui ripresentarsi, affidando a quel personaggio proprio il compito di reincarnare la sua essenza nel modo misterioso e invisibile che io ho letto. Ecco, io ho scritto che cosa farò conoscere ai miei amici che mi hanno tra loro, qui a Saronno oramai, da 12 anni, ma abusano di me perché approfittano delle cose buone che io posso fare per loro, ma si guardano bene da mettere in luce quelle che sarebbero le mie pretese. Ecco, leggete assieme a me. Gesù evidenziò il suo amor proprio quando rilevò l'amore per lui di chi gli avesse lavati i piedi piangendo e asciugati con i capelli. Ebbene, alle nozze tra Maurizio e Caterine, oggi ho patito per quello stesso amor proprio mio cui è stato negato un analogo tributo. È accaduto che ad un solista è stato concesso di cantare quell'unica Ave Maria che io particolarmente amo, perché lei è mia vera madre, e che a nulla son valse le mie aspettative. Chiederete, ma tu chi sei per pretenderlo proprio tu? Ebbene, vi chiarisco io chi sono, così come lo chiarii in modo ufficiale alla Chiesa fin da lontano 20 ottobre 2002. Ho ogni certezza che quel Gesù che era atteso nella gloria del Padre alla fine del tempo l'ha realizzato reincarnandosi in me. Si è infine presentato nella sua vigna, ai vignaioli assassini, a reclamare il suo tributo, dicendogli, eccomi, ma facendolo senza alcuna credenziale e senza alcun esercito. L'ha compiuto in me per vincere la morte e mettere l'atteso giudizio universale, cose che ha già fatto, e per salvare infine il mondo, pagando di nuovo, ora non più con una morte vera d'un innocente figlio e dopo soli 3 dì di croce, ma con la paterna mortificazione vera e spirituale d'uno giudicato empio e nella croce patita a lungo per tutta una lunga vita. Però sappiatelo, il Dio geloso ha un suo amor proprio e vuole, disarmato, per sé la sua vigna, ma solo se lo valorizzate in voi. Il patimento umano, reale che c'è tra me e voi, incapaci di scorgere il vero primato in un ultimo come me, è quello stesso patimento divino che c'è in ciascuno di voi. Voi tutti siete la mia vigna, ma calpestate in voi l'amor proprio di vostro padre. Egli amerebbe d'essere valorizzato in voi, e proprio per quel suo assoluto sacrificio di se stesso fatto a valorizzare in voi i suoi figli. Insomma, quell'amarezza che c'è in me, in mezzo a voi, che non mi riconoscete, è proprio l'amarezza che c'è di Dio in voi stessi, che siete capaci di vedere voi in voi, e non quel solo Dio che vi dà vita.